il Signore, perché il regno dei cieli è vicino. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro. E secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ascolta Israele con attenzione, ama Israele con tutto il cuore, obbedisci Israele con tutta la forza della tua volontà. Questi sono i patti che legano il vero Dio all'unico popolo che crede e conosce il vero Dio. Si fa presto poi a trasportare questo discorso nel Nuovo Testamento, e cioè nel tempo di Cristo, dal tempo di Mosè al tempo di Cristo. Ora il Signore parla con noi, perciò è possibile dire ascolta, perché se uno non ti parla, che ascolti? Niente, il silenzio. Ora il Re è con noi, il Re dei cieli. Cristo è Re, è Dio, creatore del cielo e della terra, col Padre e lo Spirito Santo. Allora, se il regno dei cieli, come dice Gesù, è vicino a noi, vuol dire che il Re dei cieli è venuto a noi. E perché allora, se è venuto in mezzo a noi, dobbiamo ancora pensare che è vicino? Se tu devi andare a Roma e sei vicino a Roma, significa che ancora non sei arrivato a Roma, o no? E sì, è così. Lui è venuto a noi, ma noi andiamo da Lui? Lui ha parlato, ma noi l'ascoltiamo? Lui ci dà le prove della fede, ma noi crediamo? La grazia di Dio è pronta. È come la pioggia su un terreno arido. Ma se voi coprite la terra con un grande telo per cui l'acqua non può passare, la pioggia è come se non fosse venuta. Perciò ascolta e ama. Quando tu incominci ad amare, allora ti accorgi che Dio ti ama. Perché i santi sono felici di amare e sono tutti, leggete la vita, io ne ho letta centinaia, la vita dei santi, e troverete che si angustiano perché
sentono di non amare abbastanza, non sono contenti di quell'amore, vorrebbero amare di più. Lo stesso Padre Pio, tormentato da questo pensiero, concludeva col dire: Gesù, io lo so che posso amarti di più e ti voglio amare di più, però tante, tutto quello che ho ti do come amore, se ne vuoi di più dammelo tu. È questo. Allora, se non amiamo, non è colpa di Dio, Dio ci ama. Se i figli non amano i genitori, si ribellano, se ne vanno ad affogare nella droga, non debbono dar la colpa ai genitori, perché sennò poi per i genitori non c'è più neanche la gioia del sacrificio. Per chi faccio tanti sacrifici? Perché mi volta le spalle e si va a distruggere da solo? È veramente penoso questo, e non possiamo appioppare a Dio questa condizione dopo che ha sacrificato il figlio suo. Basta adesso, basta non amare, basta indurire il cuore. Dice infatti la Bibbia: tu avevi un cuore di pietra, io ti ho dato un cuore di carne che palpita, si riscalda, ti fa sentire il dolore, l'amore, la gioia, la speranza. Adesso tu sei un uomo vivo e io ti ho dato questa vita. Non ti uccidere, perché se tu non ami è come se ti uccidessi. E le grazie che io ho preparato andrebbero perdute. Ascolta Israele, ascolta popolo di Dio. Ama Israele, ama popolo di Cristo, ama. E poi, alla fine, accetta pure di fare la volontà di Dio, perché tu credi di aver capito tutto, di fare bene tutto. Non è così. E allora, se vuoi veramente capire tutto e fare bene a tutto, ti devi fidare di Lui, devi mettere in mano a Lui le cose. E Lui se le prende e se ne va? No. Le conserva e le moltiplica, e poi te le restituisce. In cielo di che cosa godremo? Del bene che abbiamo fatto qua, dell'amore che abbiamo avuto qui. Là ci sarà l'eredità, non sarà più possibile guadagnare. Là si prende solo lo stipendio, quello che è. Se oggi, succede oggi, non vi danno più il lavoro, vi fanno lavorare un giorno alla settimana, e che volete? Lo stipendio alla fine sarà una miseria. Allora, moltiplicate le opere buone, metteteci tutto il vostro cuore nelle azioni che fate, non offrite a Dio la frutta acerba, le giornate vuote, riempite le giornate, offrite tutto il tempo che potete santificare. Ecco la Quaresima. Tempo di santificazione, è scritto tempo accettabile, cioè che la porta è aperta, tu vai, non devi neanche bussare, sta lì Gesù Cristo, con le braccia in croce, aspetta la morte perché l'hanno inchiodato, ma aspetta te per poterti abbracciare. Poi ci sarà la risurrezione, insieme alla sua, la nostra. Questa è la Pasqua, un'umanità che lascia il peccato e si incammina verso il paradiso. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.